Quasi 40.000 persone in uno stadio vestito di bianco-nero hanno salutato il ritorno dell'Udinese in Serie A. Una festa bellissima, cominciata allo stadio, proseguita in città e che continuerà in tutto il Friuli per l'intera nottata. Bravo Udinese e bravo naturalmente il Genoa, due squadre di antica e gloriosa tradizione che giustamente si ritrovano nella massima serie. Il successo dell'Udinese è il successo di un ambiente sportivo che ha trepidato per mesi attorno a Sonetti e ai giocatori. Il presidente Pozzo sta già costruendo una squadra competitiva. Davanti ad uno stadio stracolmo come ai tempi di Zico, Udinese e Genoa hanno dato spettacolo nel primo tempo. Nella ripresa poi non c'è stata partita, di fronte alla gioiosa attesa del fischio finale da parte dei 40.000. Questa Serie A per l'Udinese rappresenta non solo un salto di qualità importantissimo, anche in vista dei mondiali, ma una sorta di rivincita fortemente voluta dalla società bianconera. Tutta la partita in una manciata di minuti nel primo tempo segna l'Udinese con una zampata di De Vitis su punizione di Catalano. È la miccia che fa esplodere lo stadio. Per l'Udinese è il superamento di un traguardo ostinatamente cercato e conseguito con una straordinaria regolarità, soprattutto in trasferta. Reagisce il Genoa, grande carattere. Prima una traversa, poi una parata di Garella. I rossoblù non intendono perdere. Schiacciano l'Udinese, alla fine Fontolan, un ex, fa l'1-1. Io e la società siamo riusciti in questa meravigliosa impresa, veramente è stata di una sofferenza, come ho detto io, grandissima. Ha ritrovato se stesso, ha ritrovato una posizione ideale in campo e soprattutto Virdi sta dando concretezza con le sue puntate efficaci in area avversaria al gioco di tutta la squadra e soprattutto al gioco di Zico. Ma vediamo le immagini. La prima azione riguarda una discesa di Zico per Mauro, anche oggi bravissimo, il quale coglie in pieno il palo, poi Martina interviene sul tiro di Virdis. C'è il gol dell'Udinese, il primo gol, il centro, la testa di Virdis, poi Canuti per anticipare Zico interviene e mette nella propria rete. Risponde il Genoa come può, alcune sue puntate sono molto incisive. Qui è Briaschi che non riesce a intervenire a pochi passi da Borin. Un tiro di De Agostini rinviato da Martina. E poi qui siamo al secondo tempo, il raddoppio dell'Udinese. Bravissimo Evirdis, vedete, entra in area e batte Martina con questo tiro. Il 2-1 per il Genoa, Borin perde la palla, entra Briaschi ed è 2-1. Poi l'Udinese mette al sicuro il risultato, ancora un'azione Zico-Virdis, 17 gol hanno già segnato i due insieme, c'è il tiro di Mauro, la palla carambola su Facenda e va in rete, 3-1, ti restituisco la linea.